Nonostante i tradimenti alle recenti elezioni provinciali di Salerno, causati, secondo Cirielli, da imbecilli politici, Fratelli d'Italia resta nel centrodestra convinto che la coalizione possa confermarsi prima nei grandi centri. Non ha usato mezzi termini parlamentari alla presentazione dell'esecutivo provinciale salernitano del partito di Meloni e La Russa. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che punta almeno al 19,1%, resta nel centrodestra in vista delle comunali e delle regionali alle quali intende andare sia con Forza Italia che con Nuovo Centrodestra, chiedendo però agli azzurri una coerenza politica concreta. È chiaro che a noi interessa innanzitutto sostenere con forza Caldoro e la sua coalizione. Notiamo con piacere che il risultato di Caldoro, della coalizione di Caldoro, è il 60% a queste ultime elezioni. Si tratta oggi di riprendere una marcia unita nel centrodestra, soprattutto anche in vista delle prossime comunali. Apprezziamo il passo fatto nei vertici di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra e della lista Caldoro nel sostegno corretto nei confronti di Giovanni Romano di Fratelli d'Italia. Prendiamo atto che non tutti hanno fatto il loro dovere, ma sono casi marginali, come ho già detto, di imbecilli politici su cui non vale la pena di soffermarsi e guardare avanti per l'unità del centrodestra. Non sarei onesto se non riconoscessi a Forza Italia di aver proposto Romano, di aver proposto un accordo con Fratelli d'Italia. Non ci dimentichiamo che insomma all'opposizione Forza Italia era alla provincia era l'opposizione, però abbiamo apprezzato questo passo, noi siamo pronti ad andare insieme nelle prossime comunali, ci aspettiamo chiaramente che a questo primo passo ci sia per esempio una solidarietà politica forte su Cava, perché ovviamente su Cava dobbiamo andare insieme. Se c'è un'ambiguità su Cava, che è la seconda città della provincia, è chiaro che il progetto diventa meno credibile. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, il partito si organizzerà con 14 aree territoriali e rispettivi coordinatori. Stoccata finale da parte di Cirielli per il sindaco di Salerno De Luca in merito alla legge Severino, che potrebbe portare alla sospensione del primo cittadino in caso di condanna anche di primo grado nel processo termovalorizzatore. Ovviamente io sono uno contrario alla legge Severino, perché ho votato contro la legge Severino, perché ritengo che le persone non potrebbero essere candidate solo dopo 3 gradi di giudizio, in un paese democratico solo quando una sentenza passa in giudicato. Ma il PD ha voluto fortemente, purtroppo anche insieme a Forza Italia, questa norma, tranne poi criticarla quando tocca a loro. Insomma, De Luca doveva parlare un anno fa, come ho fatto io per protestare contro la Severino, oggi parla solo perché ha il timore di essere escluso, ma le leggi, una volta che ci sono, vanno rispettate. Io invito a De Luca a rispettare le leggi.